Buongiorno a tutti, bentornati ad ADR21 da Claudio Sottili. Elisa Ghiringhelli. Ciao Elisa. Ciao Claudio. Allora, oggi abbiamo un'assurda sentenza del Tribunale di Napoli, sentenza 855 del 20 settembre 2023, quindi di poco Attenzione a non tempo fa. andare a patrocinare una causa a Napoli perché se ti capita questo giudice qua, dopo che hai detto che la sua sentenza è Assurda. assurda. No, vi spiego perché è assurda. Questione. Cosa succede, cosa ne è del termine nello specifico di decadenza e prescrizione dell'azione, ossia del termine di 30 giorni per impugnare una delibera di condominio per i vizi di annullabilità. Il 1137 ci dice, il Codice Civile ci dice che il soggetto che ha votato contrario, astenuto o assente hanno 30 giorni per impugnare per i vizi appunto di annullabilità le delibere o da quando era presente in assemblea o da quando riceve il verbale. E la mediazione interrompe questo termine. Ci sono stati negli anni dei C'era, contrasti non si sapeva giurisprudenziali, bene se se era sospendeva, sospensione o interrompeva. interruzione, la giurisprudenza poi degli ultimi anni si è attestata a che fosse un'interruzione, quindi era Per fortuna degli pacifico, avvocati, poi. esatto, anche perché se, 30 giorni sembrano tanti, ma sono niente. E cosa succedeva e cosa a livello logico succederà ancora? Chiusa la mediazione negativamente, l'avvocato ha ulteriori 30 giorni chiusa la mediazione negativamente, ovvio, Certo. per fare l'atto per notificare l'atto di citazione. Il caso del Tribunale di Napoli è esattamente questo, ma qual è il ragionamento che fa il giudice partenopeo? Dice, se ci fate caso, nell'articolo 8 è stato eliminato l'inciso che il termine riparte dal deposito del verbale ai sensi dell'articolo 11, ossia il deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo. E quindi il giudice di Napoli dice, avendo eliminato questo inciso, la riforma Cartabia, qual è il termine? Cioè, da quando iniziano a decorrere gli Di nuovo ulteriori 30 30 giorni? giorni. La conclusione, ripeto, assurda a cui arriva è che l'unico termine a cui si può ancorare è quello di cui all'articolo 8,1 attuale, ossia l'avvio dell'istanza di mediazione. Cioè, la ricezione da La parte del sì, chiamato il deposito della dell'istanza di notizia, certo. mediazione e quindi vorrebbe dire che si beneficerebbe solo di 30 giorni in cui, ricordo, il primo incontro ora deve essere fissato tra i 20 e i 40 giorni dall'avvio della mediazione, quindi potrebbe essere anche successivo, altrimenti pena la decadenza dall'azione e con questa sentenza ha dichiarato decaduto l'attore proprio perché aveva avviato la causa di merito. Non dopo quei 30 giorni, Sì, è è assurdo. assurdo per il semplice fatto che per poter ovviare a questo problema l'avvocato dovrebbe impugnare giudizialmente la delibera e poi attivare la procedura di Ma mediazione, allora il che essendo condizione di procedibilità non renderebbe. dovrebbe, esatto, non dovrebbe Renderebbe essere più impossibile, l'avveramento, sì. anche perché la litispendenza è la notifica dell'atto di citazione, quindi vuol dire avere lo svolgimento della mediazione prima della notifica della Esatto, e citazione. però essendo materia obbligatoria non puoi fare l'atto di citazione se non hai esperito prima Esatto. tentativa di Quindi credo che il giudice di Napoli abbia assolutamente mediazione. Sì, preso una grossa allora. cantonata. Non riesco a comprendere perché sia stato tolto quell'inciso, effettivamente. Potrebbe essere stato o una dimenticanza oppure semplicemente si faceva affidamento su una prassi consolidata e quindi non Penso si anch'io riteneva che questo, fosse sì. necessario specificarlo. Credo anch'io così che ormai il legislatore abbia capito che è così, da quando la mediazione si chiude, riparte il termine. Il tema è, dopo i 3 mesi, cosa succede senza la deroga, in accordo scritto delle parti alla deroga del primo termine? Ma anche dopo i successivi 3 mesi, cosa succede? Questo Questo è è un un altro problema che ci buco. siamo già posti e ci porremo, dovremmo Sì. affrontarlo più che altro perché per i primi 90 giorni nella precedente versione del decreto legislativo 28 sapevamo che potevamo derogare con la volontà delle Sì. parti senza limite, adesso avendo messo una deroga,
con un limite ci siamo anche già altre volte posti il problema. Certo. Cosa facciamo dopo gli ulteriori E 90 diciamo che giorni? quando leggiamo sentenze di questo tipo, che sono assolutamente fuori dal coro, ovvio che il pericolo di dire, cavolo, se avvio una Sì. mediazione se protraggo una mediazione oltre i 6 mesi e non faccio la causa, il giudice che potrebbe sostenere, la decadenza dall'azione, Il effettivamente problema è che c'è. la mediazione mira a ridurre il carico dell'autorità giudiziaria, però se la procedura resta incerta e costringe gli avvocati a depositare istanze o atti di impugnazione in pendenza di una possibile procedura di mediazione che eviti quella causa, in realtà Si svuota di si svuota di significato. significato. Quindi, appunto, spero e mi auguro che rimanga un unicum. Il vuoto normativo c'è, è In realtà oggettivo. c'era anche prima, perché poi avevamo questo problema della sospensione, dell'interruzione che ha creato non pochi disguidi. Io ricordo di aver fatto una mediazione in cui abbiamo, nelle more della delibera che approvava l'accordo concluso in Notificato mediazione, c'era l'atto la di citazione. notificazione dell'atto di citazione e si attendeva l'iscrizione al ruolo per guadagnare quei 30 giorni. Certo. E questo però in realtà fa lavorare di più l'avvocato, E bisogna sono comunque notificare, e sono spese, spese quindi è un più alte peccato, per è le parti, è un un peccato. peccato, quindi mi auguro, ripeto, che rimanga un unicum. Abbiamo esaurito il tempo anche oggi, grazie a Bene, tutti per averci seguito e buona buona serata. serata.